Tante innovazioni farmaceutiche per sconfiggere sempre di più il diabete. Oltre 100 esperti provenienti da ogni parte d'Italia si sono dati appuntamento nel Palermitano per studiare e affrontare da vicino quali possono essere le nuove cure per debellare sempre più questa malattia. Se l'insulina è stata la vera arma contro il diabete, l'obiettivo adesso di professori ed esperti è di dare una nuova vita a tutti coloro che ne soffrono. I prossimi 100 anni ovviamente vedranno certamente sparire, sconfinare, forse nel dimenticatoio del diabete, perché intanto la moderna tecnologia già determina una migliore qualità della vita, ma i farmaci che sono nati in quest'ultimo periodo, diciamo, il diabete non fa più paura, che è lo slogan con cui nasce questo congresso. Sul diabete parla anche il commissario per l'emergenza Covid Renato Costa. Durante la pandemia, infatti, la paura di uscire di casa, di andare in ambulatorio o in ospedale, l'isolamento sociale hanno portato ad una vita più stressante, a svolgere meno attività fisica, a una peggiore dieta, ma anche meno visite, meno cure, più scompenso e complicanze e una prevedibile ondata di ritorno in ambulatorio diabetologico. Il fatto di poterlo fare in presenza, oltre che essere una soddisfazione enorme per tutto il lavoro fatto e quindi per a sostegno della lotta alla crisi pandemica, ci ricorda una cosa importante, che adesso, a maggior ragione che siamo più tranquilli, dobbiamo occuparci dei pazienti che non hanno il Covid, cioè di quei pazienti che forse, non per colpa nostra, ma in parte abbiamo trascurato. Cure e prevenzione, al momento le migliori medicine per rendere il diabete meno insidioso.